Bella ragazzi, sono The Pokémon Collector e oggi torniamo un po' alla normalità dopo i video di domande e risposte, torniamo un po' a quello che facevo di solito, ossia, come saprete, settimana scorsa ho avuto la fiera di Modena, tra l'altro alcuni di voi sono venuti a trovarmi, quindi mi ha fatto molto piacere incontrarvi, ma durante la fiera ho comprato anche alcune carte, quindi la prima parte di questo video sarà dedicata a farvi vedere non tantissimo, comunque le carte che ho preso, alcune molto belle. E la seconda parte invece apriremo tre buste, cioè su due buste e un pacco che mi sono arrivate in questi giorni. Resistete fino alla fine perché se avete visto l'anteprima saprete cosa vi aspetta. È una cosa molto molto bella che volevo prendere da un po', però non avevo avuto l'occasione e adesso l'ho presa. Quindi cominciamo subito con le carte delle Modena Comics. Allora, partiamo con Entei EX di Timidro verso Team Magma, che mi mancava, condizioni stupende. Poi un po' di carte di Eclissi Cosmica. Questa è la prima ed è Naganha del Gazlord, la versione Hyper. Poi abbiamo Arceus, Dialga e Palkia, la versione Full Art. Molto bella questa qua. Questa qua avevo trovato la versione Hyper bustata direttamente a Luca Comics, primo pacchetto di Eclissi Cosmica, ho trovato questa qua Hyper. Poi Flygon GX, versione normale, quindi non Hyper, sempre Eclissi Cosmica. Un bellissimo Sneasel Holo delle VS. Tra l'altro un pacchetto di quelli che andremo ad aprire dopo riguarda le carte VS, ho trovato qualche altra carta che mi mancava. Quindi Sneasel, non so se si vede, è Holo. Grinta DN Full Art, anche questa è molto bella. Focolare Gigante, la versione Gold, sempre Eclissi Cosmica. Guzman e Ala, questa mi piace particolarmente, davvero davvero bella. Allestimento del Professor Oak, Full Art, con le tre Pokémon, le tre Pokéball, come era all'inizio del cartone, quando Ash si sveglia la mattina e va nello laboratorio del professor Oak per scegliere i Pokémon, ma in realtà li hanno già presi tutti, quindi a lui rimane solo Pikachu. E poi da lì si è fatta la storia. E qua infine abbiamo le ultime tre carte, che sono forse le più belle che ho preso a Luca Comics, sì, a Luca Comics, al Cosmo Modena, che in realtà non mi servivano, però ora vedrete e capirete perché l'ho presa. E sono il trio del set base, quindi Menusaur, Charizard e Blastoise Unlimited. E l'ho presa perché non potevo lasciarle lì perché sono obiettivamente troppo belle. Guardate quelle condizioni. C'è un po' di riflesso, però qualcosa si vede. Quanto sono belle. Questo è il Charizard. Qualche puntino bianco ce l'ha, ma è davvero bella. E infine Blastoise. Una curiosità di Blastoise, non so se si riesce a vedere. Qui al centro, più o meno qua, ci sono tre lineette ed è un errore che ho già visto su altri Blastoise. Dovrebbe essere qualcosa legato al tipo test print. Non sono sicuro, ma penso sia una roba del genere, perché non è la prima volta che ne vedo, cioè, ne ho visti già altri in giro, quindi è una cosa non dico comune, però non è neanche così rara. E questo è quello che ho preso alla fiera di Modena. Ah no, mi stavo scordando. Altre due carte, che è questa qua. Non metto a fuoco, aspetta che sono sto sberluccichio per farvi vedere la dimensione. Non sono carte normali, vedete, le carte normali sono così, però sono un po' più grosse. Ovviamente sono dei box topper, ossia erano delle, fate conto un po' per farvi capire, le Jumbo delle confezioni che vengono adesso in tipo GameStop, posti là. E da partire dalle Series, quindi Expedition, Skyridge, Aquapolis, hanno introdotto queste carte qua. Questo qua è un set di 12 carte che lo sto facendo, diciamo, in modo blando. Le compro quando le trovo senza nessuna fretta. E stavolta ho trovato queste due qua. Diciamo che da vedere sono molto belle, quindi le ho prese. E niente, è un po' difficile conservarle perché non esistono paginoni in cui puoi metterci, sono quelli tipo le pagine da 4, però vabbè. Iniziamo con le buste, le prime buste, le prime buste. Allora, questa qua
Direi che è quella che vi accennavo prima, ossia quella che contiene le US. Stavo tirando giù tutto. Meglio? Meglio prima. Ok. Questa qua è la busta con le US. Allora, la cosa bella di questo lucchino è che mi sono tolto un po' di olo, perché ne avevo davvero poche, e qua dovrebbero esserci, mi sembra, o 3 o 4, non mi ricordo esattamente dove l'ho comprato. Allora, cutter, mi sono chiuso. Ok, allora, prima carta abbiamo questa qui, che è un trainer, non mi ricordo il nome. E qua ci sono le altre. Oh, madonna, ancora bisogna spostare. Ah, abbiamo tanto due top. Così regalate, Paras e Wiglitaff, e poi iniziamo con un altro trainer. E questi trainer qua, non so, mi sa che ve l'ho accennato quando ho fatto vedere il set US, sono un sacco ed è davvero complicato trovarle tutte perché sono davvero davvero tante. Poi un altro trainer. Un altro trainer, oh, iniziamo con Ampharos, versione comune, non oro, prima cava, Kabutops, anche questa qua, versione non oro, cioè versione non oro, è una carta non oro. Dopodiché iniziamo con le prime olografiche, abbiamo Wobbuffet, e questa è una rara, diciamo che ci sono carte più belle, però carina, e infine Sneasel, che io mi ero scordato di aver comprato, quindi ho ricomprato. E lo scopro solo adesso perché mi ero totalmente scordato. Ok, quindi. Non è la prima volta che faccio una roba del genere, che compro una cosa, mi scordo di averla comprata e la ricompro. Vabbè. Andiamo avanti. Seconda busta. Qui invece so cosa c'è dentro. Allora, abbiamo Raichu, tiriamo fuori che non si vede niente. Raichu H Skyridge in italiano, mette fuoco. E mancava, quindi tanta roba per la collezione, condizioni davvero belle. Vediamo anche un attimo il retro, mi sa che c'era tipo un puntino bianco, ma è bello. Qui in alto c'è un puntino bianco, però proprio bello. Vediamo un attimo l'artwork. Mi metto a fuoco oggi. Ok. Vabbè, faccia discutibile. E infine, come si suol dire, last but not least, abbiamo Charizard di Ex Drago, che era una di quelle carte che avevo in inglese e che ovviamente mi serve in italiano, quindi ho comprato, condizioni abbastanza belle, anzi, diciamo belle. E questa è l'altra carta. Quindi, anche questa qua va dritta dritta in collezione e ora andiamo col pezzo forte. State un attimo che lo devo prendere perché è un pacco un po' più grossettino e lo metto qua. Allora, continuiamo a prendere contro il telefono, un po' mi casco. Cutter. Oh, non state vedendo niente, vi alzo un attimo. Un po' di. Ecco lì. Vediamo questa scatola che incombe soltanto le. Ok, siete pronti per vedere cosa c'è qui dentro? Anche se mi cambio così, ma in realtà sapete già perché avete visto l'anteprima. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo i tre pacchetti italiani, prima edizione sigillati, PSA 10, quindi qua abbiamo un Venusaur,
Charizard. E infine Blastoise. Questa qua è la visione di insieme, così è come si presentano. Allora, vedete, qua il simbolino prima edizione, italiano, sito gioco di carte collezionabili, e qua c'è il voto PSA 10. Allora, qua c'è scritto 2008 WTC, che vuol dire Wizard of the Coast, che era l'azienda che produceva, Pokémon Base Foil Pack, Italian, cioè in teoria dovrebbe starci Italia, ma forse non ci stavano, vabbè. Poi Charizard, la storia di Dinosaur, First Edition. Guardiamoli un po' meglio. Questo è il primo. Allora, la cosa brutta di PSA è che, come vedete, li piega dietro. Che è una cosa che non ha assolutamente senso, e spero che prima o poi PSA lo capisca. Perché non ha senso prendere un pacchetto PSA 10 e piegarlo. Per il resto, diciamo, era un carte che guardavo da un po' di tempo, poi ho deciso di prendere, perché comunque i prezzi stavano alzando, quindi prima di un ulteriore rialzo ho detto riprendo, così me li tolgo. E così qua vanno dritti in collezione. Anche questo qua, gli hanno piegato il retro. Infine, Venusaur. Adesso io sto, come diciamo, sto parlando come se tutti sapessero cos'è il PSA, ma non è detto, perché comunque c'è anche gente che magari ha appena cominciato a collezionare e non conosce PSA. Cos'è PSA? PSA è una casa, un'azienda americana che autentica e grada le carte. Per gradare intendo in una scala da 1 a 10, dove 1 è una carta distrutta e 10 è una cosa perfetta, come se fosse appena uscita dalla fabbrica, ti guarda le carte che tu gli mandi, te le incapsula all'interno di case, possiamo dire, di plastica, e gli dà un'etichetta dove c'è una specie di descrizione più il voto. In questo caso Gem Mint è 10 ed è il massimo del voto. E cosa grada PSA? Grada carte principalmente inglesi, giapponesi e italiane, solo le carte del set base, più alcune carte tipo italiano guarda anche il Pikachu di una serie speciale che è stata fatta in tante lingue, però vabbè, è un caso a parte. Principalmente grada carte del set base italiane, inglese invece puoi gradare quello che vuoi. È un processo un po' lungo, perché comunque devi mandare in America, devo gradarlo, quindi si tratta di mesi. Tipo il Charizard che avevo io è stato via 5 mesi, direi. Però diciamo, la cosa primaria, intanto ti proteggono la carta, non nel caso dei pacchetti, perché te li piegano, quindi principalmente è meglio mandare carte sfuse, che te le pacchettano bene, te le proteggono, te le gradano, e quindi stanno così per sempre. Quindi è una cosa un po' lunga, bisogna avere un intermediario, perché tu non puoi mandare direttamente in PSA, a meno che non c'hai un abbonamento che costa comunque un sacco di soldi, e conviene solo se hai davvero tante carte da mandare e con una frequenza, cioè diciamo, le devi mandare molto spesso. Se è una cosa occasionale non ha senso fare l'abbonamento, perché ti viene a costare un sacco di soldi e non ha senso. E quindi PSA ha gradato queste carte qua, ovviamente le ho comprate già gradate, questi pacchetti. L'unica cosa, come dicevo prima, è che li piegano dietro, quindi servirebbe un case un po' più grande. Non so effettivamente perché continua a fare questa cosa qua, ma tant'è, quindi fa così, c'è poco da dirgli. Sicuramente non andrà a ascoltare The Pokémon Collector, la PSA. E niente, direi di aver fatto vedere tutto. Volevo solo dire che stavo preparando un video a cui inizio a lavorare a breve, in cui volevo farvi vedere tutta la collezione dei pacchetti sigillati. Mi verrà una roba un po' lunga, però volevo farvi vedere bene pacchetto per pacchetto. E quindi arriverà anche quello lì, farò vedere anche del materiale che non ho fatto vedere ancora in nessun video, e neanche nel video di 88 Zelda Fan, quindi roba inedita che in realtà mi ero scordato di avere, che c'ho qua sopra, dietro gli Funko Pop, che riguarda sempre un po' i pacchetti sigillati, però non ho mai fatto vedere nessuno, quindi rimanete sintonizzati anche per quello lì. A breve uscirà anche Spada e Scudo, quindi arriveranno anche gli spacchettamenti.
niente, come sempre, spero che vi sia piaciuto il video. Se avete qualsiasi domanda, scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi se non ancora l'avete fatto. Fate quello che volete. C'è il mio link Instagram. Se volete scrivere, io vi rispondo. Se cercate carte, volete vendere carte, contattatemi sempre su Instagram. Spero ancora vi sia piaciuto il video e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!